comunque della Sierra Teodora. E io vi presento chi ha reso possibile, mi avvicino perché ho il regista della Paura, che è Pierino Comparelli, che mi dice che la mia voce non è possente, quindi cercherò di ricordarmi come strillava mio padre e quindi cercherò di farmi sentire. Allora, Anna Rita è assessore al turismo di Schitella e soprattutto per quello che si riguarda noi è la titolare insieme con il fratello Nazario di Bai Cosimello, che siamo andati da mangiare a generazioni di schitellani quando il pane veniva apprezzato molto di più di quello che viene apprezzato oggi. Quindi lei non vuole parlare, però due parole le deve dire. Noi la ringraziamo di tutto cuore perché in questi anni ci ha permesso di fare delle poesie che hanno come oggetto il cibo, quindi una cosa molto importante, molto, come avete visto che le televisioni sono piene di trasmissioni sul cibo, perché noi italiani siamo persone che non mangiamo. Prego. Niente, per me è sempre un piacere ospitarvi come ogni anno, insomma, ormai da anni che ci incontriamo qui nel mio locale, è un piacere. Sono di poche parole, non parlo molto, poi di fronte a tanta cultura io proprio mi ritraggo e mi fa piacere più ascoltare voi che non, insomma, che siete i massimi esponenti della cultura, quindi è un piacere continuo ascoltarvi. Quindi vi lascio immediatamente la parola in modo che voi potete esprimervi come è giusto che sia. Quindi, vi auguro una buona serata. Allora, io prima ho fatto una battuta, dico, vedrai che parlerai del sindaco. Allora, io vi reciterò tre mie poesie. Naturalmente ce n'è una dedicata a una trattoria tipica di Schitella, dove io sono solito mangiare, quindi non è una pubblicità, ma è un invito a mangiare chi ha voglia prodotti. A me mi fa questo effetto che sentirete da questa poesia. Siccome ci sono degli stranieri, devo fare anche la traduzione in italiano. Quindi la poesia si intitola. Si sente bene, maestro Pierino? Sì, ma non ti allontanare. Benissimo. Da Antonio Trattoria sulle scale. Orecchiette col sugo e una ventilata di cacio di cotta, due fagiolini lessati e quattro strisce di peperoni arrostiti che nuotano nell'olio. E mi pare di vedere mamma che mi guarda e mi dice: ti è piaciuto? E mangia le patate lì, che devi diventare grande come tuo nonno Vincenzo. In schitellano fa così: ricciatello con sugo e una ventriata di cacio di cotta, due fagiolini all'esse e quattro pacche di paparuscia rastuta che nascono in cartoccia. E a me mi pare di vedere mamma che mi tramente e mi dice: ti è piaciuto? E mangiati i patani o i nì che ti fa grossa a come a papanonna Vincenzo. Mo che mi infondo un bagno, con una crucicchia d'olio di ulive del mulino di mare, a me quasi mi pare che un tunase che mi trace una dura di ciuda di porta alta, che fotte nei lacrime da tutti, e attorno a me non vende sole, lo spegne fronne sciure e bucite, quanta bucite a paravoce, tramite mi dice alla regge, tramite bacio mare, l'attore de molette e de cagine, d'anime menturcine. Io avrei un'insalata a Mischia che faceva mio zio Nardino, e gli schietellani penso conosco Nardino Simone, te lo ricordi? Sei giovane. Allora, questo mio zio faceva un'insalata, Pierino invece l'ha assaggiata questa insalata, si chiamava l'insalata a Mischia. E
risparmio la traduzione, anche se si perde qualche termine dialettale, poi chi è più curioso se lo può leggere, si può leggere la traduzione, perché io devo fare presto, perché qui abbiamo ingaggiato Marcello Teodonio, che è venuto appositamente da Roma per recitarci delle poesie corpose che rappresentano l'animo romano e romanesco. Ansalata mischia, era un'insalata con una serie di miscugli che mio zio confezionava in una foglia di zucca, però li curava in maniera maniacale. E quindi inizia un dialogo fra me e una mia nipote. Ducce, come te ne pensi nel tipo? Verde? No, verde verde, ma verde cervona. Sa come va? Ma pungecante. Tracevano da Ilta. Mi viene a mente un mazzone con un sicario, strinta i denti, nasiche, babiati, in telabre, moda una vanna e moda un'altra. E parlava, de brigante, de re, de mortacisa, che solisse, ci capiva. Ma più sabone mi ricordo un sciuppà che faceva de una fronne e che cocce sarebbe la zucca, in schitella. Appugliava cucina a piscerette da sudiente. Adda, radunate Stefano i precacci, dacci, ansalatine delicate, tagliate cimacim, qualche cascigne tenere, ma non assà che amariente, lievano. A rocchette, maschette, una ponta a ponta. Volte due vetici, due, ma non niente, perché una zicca come i precacci facendo serio. Mancano farmaciste, misurava pizzichi i dosi e li aveva componendo da fronte delle cocce e inserrava tra sole e contava i pazioni. Questo a bicchiere, questo a pomare e aveva a lunga di asilo, perché tutta volevano ansalata a mischia e pure rialata, cioè la volevano pure regalata. I cazzi in culo alla bonna, diceva mio zio, pure rialata i cazzi in culo alla bonna. Ma ridendo diceva, mostra assurda la menuccia di sua maestà, si capisce, sì? Ma che capa gloriosa teneva Zinardine, che parlava picciante, pisumente, i vucido, sola, luna, i sted, d'acqua da pescare. A mamma mia, che lleva sora grande, sempre ce la diceva, e da sotto la mano la iettava un pacottino d'ansalata mischia. E però vaffanculo marito, ci ha commiatato, come dice su l'uccia mia ti voglio bene. E Maria senza Cristo lo sapeva, e come se lo sapeva, che questa mischia devota mocca atteneva a come nostra consacrata. Caffè da servire in anticipo alle mie deliziose Paola e Maria. So che questo caffè non gli è piaciuto molto, ma il caffè no, mi dispiaceva per te, non è che no, succede, mi è praticamente tantissimo. Qui siamo pieni di maschi e femmine, succede che quando un maschietto si sposa poi lascia per strada un po' gli amici, no? E magari l'amico si risente, ma poi nel mio caso io sono stato contentissimo che Achille Serrao, che abbiamo conosciuto e apprezzato, ha trovato due splendidi tesori che sono qui con noi questa sera e che hanno conservato l'amore per questo tempo. Questa poesia è in italiano, il caffè di Achille. Ora che svito e avvito la Biaretti e mi preparo il caffè, ed è un sabato mattina, qui a fianco chi viene? Che
passi e ripassi la mano sulla fronte a spianare le rughe. Ce lo vediamo quando sul balcone, parlando di poeti e di fesserie quotidiane. Buono il caffè, fumato, perché una prima e una dopo è la felicità. Poi, clemenza chiara, avvenne Paola ed avvenne Maria, a vita mia, ruoto di casa, d'oro, e quel caffè si perse per via. Bravo.